Oggi siamo alle prese con il guscio al di sotto della mansarda. In principio avevo deciso di lasciarlo su, cioè non rimuoverlo, rifare semplicemente i fianchi e il tetto e rimontare il tutto. Siccome l'appetito viene mangiando, sto immaginando invece di rifare con un colore diverso sia questa parte che le bandelle laterali e i montanti della mansarda e tutti i profili, con un materiale che vedrete più avanti. Per fare questo dunque dovrò riverniciarlo, che non è una brutta idea perché così ringiovanirà, ed oltremodo avrò la possibilità di pulire bene la cabina e rifare completamente le sigillature. Questo è come si presenta la cabina vista senza il guscio in vetroresina. Le superfici in moquette che vedete e le gomme piume sono state messe al momento della costruzione dell'autocaravan per evitare gli scricchioli in ordine di marcia. Questi sarebbero inevitabili e dovuti ai movimenti torsionali che ci sono e che creano interferenza proprio tra ciò che è vincolato ai longheroni del telaio e la cabina di guida. Ancora una volta pulisco il profilo del pavimento, che è di spessore generoso, e tolgo i residui del mastice sigillante che è stato posto in costruzione. Vorrei fare ordine in questo casino dell'impianto elettrico, ma ben presto decido che non salverò nulla. Preferisco mettere tutto nuovo, perché arrivati a questo punto risparmiare 50 euro di cavi non ha alcun senso. Eccomi, pronti a scoprire la fiancata oggi e vediamo che cosa troviamo sotto. Sto partendo. Alle prese ancora una volta con il taglio di tutto ciò che sono finestre e gavoni. Cerchiamo di tagliare in maniera accurata proprio perché la lastra che andrò a togliere dal gavone sarà quella che utilizzerò per creare il nuovo portello. Rimane comunque un buon margine perché il pannello che necessito per il nuovo gavone, al netto del suo telaio di alluminio, è almeno 35 mm più piccolo su ogni lato. Qui sto portando via soltanto gli 8 mm della fresa. Qui sono alla ricerca della finestra della dinette. Il pannello che toglierò non sarà necessario come quello del gavone, perciò posso andare in maniera decisa senza aver paura di rovinarlo. Come già detto nell'altro video, utilizzo una fresa, contrariamente agli strumenti tradizionali, per tagliare e rifilare la vetroresina. Sono assolutamente consapevole che su questo tipo di materiale la fresa avrà una vita limitata, però mi piace molto il modo in cui si riesce a lavorare ed il grado di finitura che lascia. Diversamente si potrebbe utilizzare un seghetto alternativo con una lama da metallo, perché il taglio fine di questa riduce il rischio di scheggiare il gelcoat. Ad ogni modo, volendo utilizzare il seghetto alternativo, bisognerebbe lavorare con la fiancata al contrario e su dei cavalletti. Per rimontare la fiancata abbiamo usato la stessa tecnica della scorsa volta,
facendo a meno del creek perché siamo giovani e forti. Ruota dopo ruota ci alziamo fino a portarci al livello desiderato. Dobbiamo ricordarci di sigillare tra pavimento e fianco e tra montante della mansarda e fianco, sempre con del Sikaflex 221. Eccoci, allora il sedere, il camper, il posteriore portato dentro, non affronto neanche la sistemazione di questo perché è troppo danneggiato. Ciò che si intravede sul pannello sono proprio i listoni inzuppati d'acqua. Lo rifacciamo completamente usando questo come dima. Ho fatto questi tagli perché adesso porto via la lamiera, così vedo la struttura dei listelli. Qui la struttura dei listelli la vedo chiaramente, ce n'è uno qua, uno là e poi c'è quello sotto. E ce n'è qua, no, difatti avevano messo il portabiciclette sul polistirolo. E adesso straccio via tutto. Adesso non faccio altro che sovrapporre la nuova struttura alla vecchia e la blocco con due graffettine, ok? E quando poi è tutta uguale, perfetta, finisco di graffarla e la stacco dalla vecchia struttura. Giro il telaio per graffarlo anche dall'altro lato. Utilizzo del collante vinilico rapido per mettere insieme il pannello incompensato al telaio. Non solo colla, ma anche graffette. Bene ragazzi, oggi mi riprometto di terminare la parte posteriore con l'incollaggio della vetroresina in maniera che lungo la notte possa asciugarsi, e domani sera probabilmente dopo il lavoro riesco a fare una corsa qui e a metterla su. Vediamo un attimo. Mi sono accorto che ieri ho fatto un errore perché ho rinforzato una parte con un doppio listello che voleva essere quella in alto del terzo stop e invece l'ho messa giù in basso. La parte alta è questa qui. Adesso metterò un altro listone di qua proprio per rinforzare la parte di giunzione dove arriverà il foglio di vetroresina del tetto e si attaccherà sul posteriore e ci sarà anche il terzo stop. Dai che ce la facciamo. Abbiamo rimesso su entrambe le fiancate, è già un buon risultato. Dai, diciamo che siamo abbastanza contenti, via. Il pannello posteriore che sto rifacendo differisce leggermente dallo standard dell'industria del camper. La ragione sta nel fatto che loro dispongono di presse di generose dimensioni dove possono inserire le pareti intere. Generalmente si pone il foglio di lamiera o di vetroresina, la struttura in legno, l'isolante e il pannello incompensato interno e si spruzzano collanti tra tutti i vari componenti e tutti simultaneamente. La struttura dopo viene messa in pressione e lasciata asciugare. Nel nostro caso non è possibile. Perciò ci aiutiamo con colla vinilica tra compensato e listoni
alcune righe di Sikaflex per bloccare il pannello isolante e graffette. Il risultato finale sarà comunque idoneo e sufficientemente robusto. Ulteriormente ho voluto porre un secondo foglio di compensato dove andrò a incollare la vetroresina, che normalmente nei veicoli tradizionali non c'è. Completata. Mi sono riportato alla posizione dei listoni ed ho anche già eseguito il foro per la luce del terzo stop. Inizio a spatolare ancora una volta. A questo giro sono completamente da solo, ma viste le dimensioni ridotte della parete sarà una passeggiata. Chiedo scusa a tutti per la visione poco elegante, ma preso dalla foga e dal ritmo del lavoro non me ne sono accorto. Abbastanza complicato da gestire da solo, ma abracadabra ed il gioco è fatto. Mettiamo le solite lastre per appesantire il tutto. Ci incamminiamo verso casa e ci facciamo una birretta.